San Giovanni, provincia di Piacenza. Siamo della Orsi Bike di San Nicolò. Avete intenzione di fare il giro lungo? Giro lungo, certo. Sì, sì. Assolutamente. E più salite c'è, meglio è. Buon viaggio. Grazie. Arrivederci. We'll be right back.
tutto bene. Dalla partenza all'arrivo? 3 ore e 30. Soddisfatto del percorso? Sì, bello, bello, poche macchine, bello coperto, bello, bello. Una bella giornata. Vale la pena rifarlo? Direi proprio di sì. Buongiorno a tutti, sono Gianni Leorini, sono diciamo responsabile capitano dell'Università del Pedale che è di Castelnuovo Monti e insieme ai ragazzi qua di Cavola e il Cavola Forum organizziamo, è già il quinto anno che organizziamo il giro 108 qui nell'Appennino Reggiano. È un giro che è molto bello, facciamo un po' del percorso del nostro Appennino Reggiano, qua la parte più alta. Siamo nel circuito delle due cime che abbiamo organizzato per il primo anno quest'anno assieme agli altri, con i ragazzi di Castellarano e gli altri giù della Bassa Modenese, e entrando in questo circuito siamo riusciti anche a far venire molto più gente degli altri anni. Quest'anno ci sono stati praticamente quasi 500 partecipanti, circa 300 hanno fatto il percorso in montagna e altri 200 hanno fatto a concentramento. Noi forse speravamo in qualcosa di più, però vediamo che quando organizziamo qualcosa sulla montagna la gente fa un po' fatica a venire su da noi e pensare che abbiamo dei percorsi che sono stupendi. Basterebbe che venissero una volta e dopo tornerebbero sempre. La mia intenzione sarebbe, noi che siamo di Castelnuovo Monti, quest'altro anno mi piacerebbe organizzare qualcosa partendo da Castelnuovo e organizzare ancora un giro andando ancora più su nelle zone di Succiso, nelle zone della Scalucchia, che sono posti che sono incantevoli per tanta gente che magari non li conosce neanche. Sembra di essere, io quando ci passo mi sembra di essere in Trentino, sono zone che sono stupende, se voi non le conoscete andatele a vedere anche non in bicicletta perché sono posti che sono eccezionali. Speriamo, adesso vediamo quest'altro anno se riusciamo a organizzare sia questa insieme agli amici di Cavola, che praticamente sono loro che ci mettono tutti la logistica, il personale. Noi come società dell'Università del Pedale ci mettiamo l'iscrizione all'UISP, gli diamo un po' qualche consiglio e diciamo nient'altro. Loro fanno tutta la parte logistica e ci mettono il personale perché hanno una Proloco molto forte che organizza anche tante altre cose qui a Cavola e noi gli diamo un supporto come società. E qui il giro di oggi secondo me è stato, direi, bello. Ho sentito diverse persone, qualcuno conosceva già le zone, qualcun altro non le conoscevano. Addirittura a un certo punto a Castelnuovo, quando siamo usciti, che si è presentata la pietra di Vismatova, avevo di dietro 3 o 4 persone che hanno detto ma che bello, che secondo me non l'avevano mai visto, perché è uno spettacolo che se uno non l'ha mai visto, quando fai la curva e ti vedi lì la pietra, è una cosa che la vedi poche volte. E poi sempre facendo il percorso, quando sei su nelle zone di Sologno, che si guardano giù, che vedi tutti i gessi triassici, che vedi tutti questi gessi e là in fondo la pietra, è uno spettacolo che secondo me sembra di essere nel Grand Canyon dell'America. E non so cos'altro dirvi, grazie per quelli che sono venuti, speriamo che tornino e speriamo che vengano anche non solo in bicicletta ma anche così a girare per il nostro Appennino, che secondo me è molto 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 bello. Poi non so, io ringrazio ancora tutti gli amici qua di Cavola che ci hanno dato una grossa mano, loro hanno una bella struttura, bellissima, qui ci si può fare quello che si vuole. Niente, vi do appuntamento a quest'altro anno qui a Cavola. Sono Andrea Bandieri e appartengo alla ciclistica Correggio, una gloriosa squadra nata nel 70. Siamo qui in un gruppo esiguo ma agguerrito di 13 partecipanti. Abbiamo fatto per la maggior parte il lungo, ma alcuni hanno fatto il medio. Ci siamo divertiti tantissimo perché il tempo è stato ottimo, panorami stupendi, niente da dire sull'organizzazione. Anche dal punto di vista umano, ai ristori, ottimo, niente da dire.